Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari, se serve producendo vaccini anche in Italia, i rimborsi economici alle famiglie e alle imprese, veloci, efficaci, recuperando i mesi persi in passato, e poi dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture. Salvini, invece di far polemica sulle chiusure, si preoccupa di far correre le vaccinazioni nelle regioni governate dalla Lega. E il governo Draghi, che è anche il governo Salvini, si occupino in Europa di liberare dai brevetti i vaccini e in Italia di dare ristori con rapidità ed efficacia a chi ne ha bisogno. Ora il problema sono i Novax, cioè non, loro non hanno i vaccini, non hanno le dosi, non hanno il personale, e ora il problema sono i Novax. Cioè, quando il vero problema è che loro non hanno le dosi. Non hanno i vaccini, hanno combinato un casino. Per un anno hanno continuamente cercato di rabberciare delle soluzioni. Quello che ora tutti attendiamo è l'arrivo dei vaccini, ma la macchina organizzativa è partita, è rodata, sta andando bene grazie alla passione, soprattutto di chi ci sta mettendo davvero l'anima. Io mi auguro che l'EMA in fretta faccia tutto quello che deve fare per verificare il vaccino Sputnik e tutti quei vaccini che vengono messi sotto richiesta di validazione. Sapete che abbiamo anche stipulato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik. Voglio chiarire ovviamente che il contratto è subordinato all'approvazione del vaccino. Mi auguro che, a cominciare dal governo italiano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l'AIFA verifichi i vaccini in tempi rapidi. Siamo qui perché, nonostante sia la giornata internazionale del teatro, ancora questo governo, quello passato e quello futuro probabilmente, non ci ascolteranno. Non so se 100 euro in una tantum che possono chiaramente zittire centinaia e decine di lavoratrici e lavoratori che non hanno pregamente ricevuto ristori, se non spiccioli. E soprattutto non si può levare alla comunità, agli italiani, la possibilità di avere la cultura e l'arte e la creatività. Quello che chiediamo in questo momento non è tanto riaprire i teatri, ma fare in modo che si riesca a fare una riforma dell'intero settore, dei lavoratori dello spettacolo. Questo è quello che si sta chiedendo in questo momento. E soprattutto che si ascoltino quelle che sono le vere esigenze dei lavoratori dello spettacolo. Come la pandemia da coronavirus, i cambiamenti climatici non hanno confini, per cui solo agendo insieme potremo lasciare un pianeta sostenibile e prospero alle generazioni che verranno. Per questo non solo i governi, ma tutti i settori della società devono fare la propria parte, la politica, il settore privato e i cittadini, a partire dal ruolo chiave dei giovani. Stiamo per lanciare una imponente azione collegata al Recovery Fund, sono fra i 70 e gli 80 billions, quindi di euro, cifre importanti per il prossimo quinquennio. La transizione ecologica, la nostra transizione ecologica si articolerà su massicce operazioni relative al ciclo dell'acqua, al suolo. So countries must prioritize building climate resilient health systems to protect the health of their populations from the effects of climate change and avoid widening health inequalities. It is vitally important that we take the opportunity of COP26 to ratchet up our ambitions on decarbonisation, improving resilience to climate change and maximising health impacts. Direttore Secchi, partite con Agiprima. Che cos'è Agiprima? Allora, tanto parliamo così. Agiprima è la nostra applicazione per smartphone e iPad. Come vedi, è un'applicazione con le news in tempo reale, con
gli approfondimenti sui temi più importanti del giorno, con il My Agi, così si chiama, che è la selezione che il nostro lettore può fare degli argomenti che più considera interessanti, il suo gusto personale, i suoi interessi e così via. È un'applicazione molto innovativa, tempestiva, approfondita, affidabile, perché in tempi di pandemia naturalmente abbiamo visto come ci sia bisogno di un'informazione certificata.